Noi tutti, o quasi tutti qua, proveniamo da una grande civiltà, la civiltà dei Lombardi. Non è una battuta. Io sono orgoglioso di essere lombardo, così come sarei se fossi napoletano, con qualche incazzatura in più, mi stanno riempiendo di merda, ma questo è... E la cosa è questa, che sono figlio di Lombardi, di nonni, fino al tempo della schiavitù della gleba. I miei così antenati erano proprio sicuramente servi della gleba. E sono stati emigrati, per Dio. Io ho avuto mio nonno emigrato, mio bisnonno emigrato, una catena di parenti che sono finiti e vivono ancora in America, in America del Sud, in America del Nord, in Francia. Mio padre lavorava in Francia ed è caduto da una struttura portante, si è quasi distrutto, si è trasformato da una donna francese che era la madre di un suo compagno di lavoro e l'ha salvato. L'ha portato all'ospedale dicendo che era suo figlio, dicendogli di non parlare francese perché cantava, l'avevo capito subito, e anche quando si lamentava doveva bestemmiare in francese perché altrimenti erano guai, cioè non potevano, come adesso, non potevano emigrare, non avevano diritto di cittadinanza. E allora penso quando a scuola ci insegnavano il Medioevo, diceva il lugubre Medioevo, triste Medioevo, il Medioevo nero. E poi quando, arrivando all'università, ho cominciato a studiare come si deve, mi sono reso conto che per esempio una città come la vostra era veramente una città da sognare. Perché c'era una delle leggi fondamentali. Quando un uomo si presenta alla porta ed è inseguito da sbirri e sgherri, non importa da dove, l'importante è che sappiamo e chiediamo se sa e ha voglia di lavorare con noi. Dal momento che sa e vuole lavorare, è un cittadino della nostra città. Questi erano i vostri statuti, erano gli statuti anche della città dove io sono diventato grande, dove ho imparato. Allora, la dignità di un popolo è la larghezza di vedute e soprattutto la generosità. Un popolo che ha perso l'abitudine di allargare le braccia, di condividere la propria vita con altri, che non ha più la forza e la larghezza di intendere, di accettare che uno parli con una voce diversa, che abbia un colore diverso del viso, che abbia modelli e soprattutto tradizioni diverse e tu non lo vuoi accettare e ti preoccupi di cacciarlo e ti preoccupi di evitare che possa pregare nella propria chiesa e di cancelli lo spazio per potersene costruire una a sue spese. Anche la terra che si è comprata, è sua, perché l'ha pagata per una società, niente, si dice no, tu qui non preghi, qui il tuo Dio non ci deve essere. Ebbene, questo è un popolo che non ha futuro. No,
una sfonda, non ha prospettiva, non ha fiato, non è poi in un rapporto civile nemmeno dentro la propria famiglia. Si distrugge una famiglia quando tu non hai un'apertura verso l'esterno, verso la gente che parla diverso di te, che si muove diverso di te. E dove invece c'è questa larghezza e uno viene accettato e uno viene difeso anche dall'esterno e soprattutto dall'interno, da chi ha in mano il potere, ebbene quello è un popolo grande, importante, è un popolo da guardare con ammirazione e stima. È ovvio che coloro che vogliono il potere cercano sempre, come diceva il grandissimo uomo Charlot, lo ricordate? Charlie Chaplin diceva: il potere cerca sempre di dare ai propri assistiti, ai propri concittadini, un nemico. Un nemico! Si inventa un nemico della tua religione, un nemico del tuo vivere, delle tue tradizioni, qualcuno che viene a rubare tutto e quanto, non soltanto la vita, il respiro, ma la parola, ti distrugge il linguaggio, ti dicono. Aumenta il nemico e tu avrai voti all'infinito. La Lega da non fa altro che creare una tensione, una paura di qualcuno che è strano, perché questo è la possibilità di capire senza umanità, senza rispetto, non soltanto degli altri, ma anche di se stesso. La paura, create una paura, create nelle donne e nelle vecchiette il pensiero che uscire nell'oscuro è pericoloso, perché ci sono persone che ti vogliono male, c'è la gente cattiva per la strada, e chi ti salverà da questa cattiveria? Io! Io diventerò una polizia più cattiva, io diventerò dalla gente che sta a spiare, io guarderò dalle finestre, io guarderò ognuno e soprattutto farò in modo che non ci sia gente dall'esterno che venga con una pronuncia strana, che abbia un colore strano, che abbia un modo strano di guardare la gente. Via di qua! Meno che non siano dei badanti. Serve e servi. Le serve ogni tanto possono anche fare puttane. Nell'ambito familiare. E allora vediamo che se salta subito al Medioevo. Meglio, siamo nel 500. Qualcosa che mi ha impressionato quando l'ho avuto in mano questo testo e ho trovato dei personaggi che si chiamano gli Zanni. Chi sono gli Zanni? È roba nostra, proprio di qua, della vostra città. Gli Zanni. Il fenomeno degli Zanni, Brescia, Bergamo, anche il Lago Maggiore, dove io, Lago di Como, tutti, Zanni eravamo. Eravamo Zanni, eravamo emigranti, nella nostra città, nel nostro paese eravamo emigranti, disperati, trattati male, insultati. Perché? Perché c'era stato un disastro finanziario. Che strano. C'era stata una crisi terribile, dovuta a che cosa? Alle banche. Alle banche.
anche, ma soprattutto a Verona, e poi naturalmente a Venezia, e poi anche a Firenze, anche a Napoli. Le banche italiane prestavano denari a strozzo, anche ai re di tutta l'Inghilterra. Avevano in mano il potere. Un re per Sant'Enno doveva sposare la figlia di un banchiere. Carlo V. Per due, tre, quattro secoli. Le donne d'Italia, le figlie di banchieri, hanno dato figli ai re di tutta l'Europa. Straordinario. Cos'era? La carta di credito. La carta di credito l'abbiamo inventata noi. Quando io racconto queste cose, per esempio, vado all'estero, ma soprattutto in America, e dico che noi italiani abbiamo inventato le banche, ci guardano come se fosse una battuta, ridono. Si sa solo che ti dico. Si porta in fame. Ebbene, la cosa che velocemente vi racconto è proprio una scena di queste situazioni drammatiche e grottesche, che ha un'attualità spaventosa. Successe proprio nel 1500 che le banche italiane cominciarono a dar via questi biglietti di credito. Chi voleva partecipare dava del denaro e questi soldi venivano fatti triplicare, quadruplicare, diventavano veramente tesori. Come si faceva? Si prendeva questo denaro e lo si portava all'estero cercando di farlo fruttare attraverso, per esempio, il lavoro dei campi particolari. Nell'Oriente c'erano gli schiavi che costavano meno degli operai di qui, che costavano pochissimo, ma però insomma là era una paglia tremenda, per cui ecco che le derrate alimentari arrivavano qui in Italia ai mercati italiani a un prezzo stracciato, una cosa da ridere, tanto che i nostri operai, meglio i nostri contadini, morivano di fame, non riuscivano però a buttare la loro merce, costava tre volte tanto, ma se non lo facevano pagare tre volte tanto di quella, morivano, non riuscivano neanche a sopravvivere, niente. E allora abbiamo visto di colpo, in 5-6 anni, tutta l'Italia del Nord ridotta alla miseria. E andavano chiedendo questi disperati del nostro paese, cioè della nostra città, della città di Bergamo, Brescia, Como, Varese, di Vicenza, tutta questa gente, centinaia di migliaia, arrivavano nelle città più importanti, per esempio a Venezia, e cercavano lavoro. E siccome normalmente si chiamavano Zanni li chiamavano i veneti, allora Zanni è diventato il prototipo del poveraccio, del disgraziato, del famato, che non sa dove sbattere la testa. Anche noi! Siamo stati migranti! In quel momento, presi a calci in faccia, i lavori più infami, quelli di svuotare le latrine, di fare lavori indegni, erano nostri. E nel suo momento anche le donne. Le donne seguivano gli uomini, facevano le serve, e quando non si poteva trovare altro mestiere, si prostituivano. In quel tempo a Venezia ci fu una prostituzione spaventosa. La Serenissima scoprì che la bellezza dell'11% di tutta la popolazione era dedita alla prostituzione. L'11%, non fate neanche piega. Perché non sapete calcolare le percentuali. Perché se sapeste calcolare questo, avreste un salto sulla vostra sede. E che qualcuno vi deve la Madonna. Questa percentuale dell'intera popolazione, l'11% di tutta la popolazione. Noi possiamo pensare che in quel tempo, grazie a questo disastro, Venezia moltiplicò la propria, gli abitanti della propria città. Da 80.000 diventarono 160.000, il doppio, preciso, in pochi anni, 3-4 anni. E chi erano tutti questi immigrati disperati che si chiedavano il proprio lavoro a niente, bastava un pezzo di pane, qualche cosa per tenere a campare, si dormivano non importa dove, umiliati, e le donne naturalmente si prostituivano, non tutte perché al momento 11%,
11% è già una cosa accettabile, insomma. Facciamo insieme la percentuale, calcoliamola. Allora prendiamo una popolazione di 160 abitanti, la dividiamo in metà, 80.000, le mettiamo da parte, sono tutti maschi. Che si prostituiva anche le romane, abbiamo 80.000 femmine. E ora prendiamo le vecchie, però quelle dei cretini, quelle che hanno per terra, che sono tante affrontate, non c'è nulla, via, fece quanto. Poi c'erano le bambine, proprio piccole. C'era molto rispetto per i bambini, non facciamo nessun discorso, via, ne abbiamo stati in giro, via, a giocare. Poi c'erano le suore, le cose, dobbiamo le vie senza fare alcun commento. C'erano le donne ricche, nobili, aristocratiche, che si prostituivano anche loro, ma a prezzi inaccessibili. E le risultanze delle donne sono appunto un 10% delle mie donne. Dovete chiudere alle 11. No, dite quanto mi manca. Dite, 5 minuti. Anche il mio dialetto. Un dialetto che quando recitarono però laggiù a Venezia, si guardavano bene di imitarlo normalmente. Gli attori, i personaggi che gli facevano gli zanni. Ma noi facevamo un granlo vuol dire metterci dentro delle parole che assomigliano di suono, ma però non sono autentiche, sono per esempio, me ne faccio un pezzettino di granlo, e credi per una seta di metà che ti dico tra una papà di Gesù Pugno. State che lì, ma non potetevi qua, sì, ma non mi picchi che ti dico quella fatta, sai, ti dico sentire che vuole i sardi, che vuole fare al fondo, qua per manadera, a piccarci il fitto tra le lunghe e te. Non ce la fa proprio più, a un certo punto così disperato che pensa di mangiare se stesso, di mangiarsi le mani, di infilarsi dappertutto, di strapparsi un occhio, di succhiarselo come fosse un uovo, un'orecchia, masticarsela ben bene, calmo, strapparsi un coglione, l'altro coglione, testicolo in italiano, e pisello si dice pisello in italiano, e mangiarseli come frutta straordinaria, e poi non contento si immagina di infilarsi dentro le musecche, tirar fuori e pulirle ben bene, mangiarsele con avidità e piacere immenso. E poi, di colpo, proprio ha una visione, si sogna di essere dentro una cucina dove ci sono piatti, ci sono soprattutto fondini, ci sono soprattutto delle padelle, pentole dappertutto, ci sono pezzi di carne e c'è la possibilità di cucinarsi, prende su una grande padella enorme, la riempie d'acqua, ci butta dentro l'acqua poi col sale e poi c'è della polenta, tutta la polenta dentro, si comincia a cucinarsi. L'ira di Dio tutto intorno, c'è un pollo, c'è un coniglio, c'è dei pezzi di carne, e poi si mangia tutto, si divora con avidità e alla fine si accorge che era soltanto un sogno. E qui capirete tutto il finale. Via.
poi che fame che tengo, attento, le prime 3-4 parole sono comprensibili, poi addio, dovete immaginarle, a meno che proprio non siate a Purlunghi, da tanto tempo, da secoli in questa zona. Poi che fame che tengo, ma sempre la che te so parola che dice, alle manche che ti sei riuscito per inghignare, un coglione dentro il coglione, un pisello, mi pare che ti chiedi, Ah!
diventa mia. E la legge dice come si può. Ma c'è qualcuno che vuole che viene a fare mi dice, o lo qua che ciampa, c'è un passutto lei. Lo qua questa, questo me lo mangio tutto in tre, e poi potrei stare, no, mio, che bagnata! Ascoltiamo voi.